Ascolta, ecco come funziona. Tu non parli più di Tess, mai più. Anzi, facciamo che non parliamo più delle nostre storie. E secondo? Non parlare a nessuno della tua condizione. Penseranno che sei pazza o vorranno ucciderti. Infine, tu fai quello che dico, quando lo dico. È tutto chiaro? Siamo molto tempo siamo ormai. Sopravvissuti! Stavolta possiamo... È finita, Tess! Ci abbiamo provato. Ora andiamo a casa. Ok. So che non si direbbe, ma questo è interessante da leggere. C'è solo un problema. Guarda qui. Continua. Puntini. Oh, odio la suspense. Oh. Sono sicura che al tuo amico questo mancherà stanotte. Mm-hmm. Non c'è molto da leggere, ma le foto sono interessanti. No, Ellie, quello non è per bambini. Come diavolo fa a camminare con quel coso lì in mezzo? Ehi, buttalo via, oh, smettila. Stai tranquillo, voglio capire meglio, do solo un'occhiatina. Perché queste sono incollate? Ti sto solo prendendo in giro. Ciao ciao, amico! Ops, giusto? Dammi il braccio. Questo ha 3 settimane. Mi hanno morso 1 ora fa ed è già peggiorato. Cazzo, questo è tutto vero, Joel. Devi portare la ragazza da Tommy. Faceva parte di questa squadra, saprà dove andare. No. Dovrei pur sentire degli obblighi nei miei confronti. Questa volta è diverso, quindi portala da Tommy. Non mi importa delle tessere anonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Bene. Seguitemi. La città è piena di fottute trappole. Statemi attaccati al culo. Ah, è davvero uno scherzo. A Joel serve un'auto. Beh, anche se ne avessi una funzionante, non è così. Cosa ti fa pensare che la darei a te? Eh? Certo, Joel, fai pure, prendi la mia auto. Prendi anche tutto il mio cibo, già che ci sei. No, era probabile ce la faceste, ed è stato così. Ma fossi tornato per voi, avrei messo in pericolo lui. Stai indietro! Fosse stato il contrario, sareste tornati per noi. Ti ho salvato. Tranquillo, piccoletto. Tutto ok. E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. La torre radio è dall'altra parte della scogliera. Ok? Il posto è pieno di provviste. Sarete felici di non avermi ucciso. Quei cosi là fuori. E se le persone fossero ancora dentro? Se fossero intrappolate e non avessero il controllo del corpo? Ho paura che succeda anche a me. Basta, basta, basta! Oddio! Le ho vendute. Non avevo altra scelta, avevo un debito. Ho solo bisogno di più tempo. Dammi una settimana. Dammi solo un paio di giorni. Ah! Cazzo! Cristo! Cristo! Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Ascolta, praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci! Uccidiamoli! Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio? Così ho pensato che... ti piace? È gente a posto. Qui hanno una seconda possibilità. Qui l'abbiamo tutti. Perché hai lasciato Boston? Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine.
Vedi, quest'inverno è stato particolarmente duro. Qualche settimana fa ho mandato un po' di uomini in città per cercare del cibo. Ne sono tornati pochi. Han detto che gli altri erano stati massacrati da un pazzo assassino. E senti questa, quel pazzo sembra vaghi con una ragazzina. Vedi? Tutto accade per un motivo. Col cazzo, David. Non la lascio andare. Abbassa la pistola. Che cazzo è quello? A me sembra più che vero cazzo. Mi hanno chiesto di andar via. Da Boston. Dovrei unirmi al gruppo di un'altra città. Ho chiesto di poter restare qui. Ma sai com'è fatta Marlene? Lei è una tosta, ti mette sempre alla prova. Passano a prendermi domani.